Thank you.
Ed eccoci in live, ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch, che con un nuovo appuntamento che è però un extra, una live diciamo fuori programma per coprire nello specifico un evento. Ne facciamo spesso quando ci sono eventi a orari diciamo non consueti, come per esempio pomeridiani e cose del genere. Infatti adesso mi vedete più o meno in borghese diciamo così, e questo è per coprire il Nintendo Indie World, che è un nuovo evento Nintendo dedicato ai giochi di terze parti e dedicato quindi ai titoli non propri di Nintendo, ma che arriveranno sulla Switch nel prossimo periodo, d'accordo? Quindi, ragazzi, questo è un evento extra. Questo è una live extra apposta per vedere questo, e siamo in live in questo momento su Twitch, sui social e su YouTube. Quindi un saluto a tutti, ragazzi. Ciao Zanfaust, ciao Deinon, ciao Andrea, bentrovati. Sì, è una live pomeridiana inaspettata, infatti mi aspetto che ci siano poche persone, nel senso ho fatta proprio così all'ultimo, e però volevo coprire questo evento e c'è una ragione nello specifico. Ora non sappiamo se la speranza Angel Dark, ciao, bentrovati. Mauri, grazie mille del follow, benvenuto. Non sappiamo se sia davvero così, però ci sono delle indiscrezioni a riguardo. Forse in questo evento qua presenteranno Hollow Knight Silksong, che è un gioco in realtà piuttosto atteso. E perché lo si pensa? Perché nei giorni scorsi Silksong ha avuto il rating dall'Australia e dalla Sud Corea. Il che vuol dire che di solito questo è un anticipo di quello che accadrà nell'immediato futuro, ovvero la presentazione del titolo. Non per forza, ragazzi, quindi non vorrei che si creassero delle eccessive aspettative, però semplicemente c'è la possibilità che sia così. D'accordo? Come stai? Ma oggi non mi lamento, abbastanza bene, sono riuscito a dormire abbastanza, il che non mi dispiace affatto, come immaginate. Ciao Emperor, Robby, Paolo, Nick, impossibile che venga presentato Silksong? Beh, no, come no? No, è possibile. Team Cherry è un team indipendente e potrebbe essere all'interno di questo evento, potrebbe essere. Gianne, ciao Chris, che bello vederti lì, ne avevo in Giappone, ti seguo molto tempo, sempre in differita a causa del fuso. Ok, sì, se sei in Giappone effettivamente è completamente ribaltato l'orario. L'evento è fra 5 minuti nello specifico, e anzi, qui ho il timer proprio davanti agli occhi, credo che sia un buon momento per cuffiarsi e passare direttamente alla schermata principale, ok? Allora, vediamo se c'è dell'audio. No, non c'è, e quindi d'accordo, vabbè, tanto passiamo alla schermata principale, eccolo qua. Penso che Silksong usufruirà di un evento più grande, mi sbaglio, sarò felicissimo di aver sbagliato. Allora, è possibile, è possibile che lo riservino per un evento più grande, è possibile, però non è impossibile che sia questo evento qua, ok? Ciao Universo, ciao Diver, bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti. Dai, mancano 5 minuti. Ora, per quanto riguarda gli altri giochi, ovviamente non lo sappiamo. Non ne abbiamo la benché minima idea. E sia chiara una cosa, ragazzi, non voglio che si creino troppe aspettative neanche per questo evento nello specifico. Con tutta probabilità sarà un evento, tra virgolette, minore, ok? Di Nintendo. E non ci saranno, credo, titoli enormi. Se c'è Silksong sarà quasi sicuramente la punta di diamante dell'evento, ok? Ciao Nico, Tio Spencer, buongiorno. Mario, ciao, ciao, tutto bene? Sì, oggi abbastanza bene. Tanto, io continuo ad avere lo stesso problema con TikTok, purtroppo, ragazzi. Continuo a non vedere i messaggi, io spero di risolvere in una maniera o nell'altra. Mi sta aiutando l'assistenza a cercare di capire, ma per ora non stiamo risolvendo. Oh, Davide, grazie mille dei beats. Grazie di cuore. Paolo G, grazie mille dell'abbonamento in regalo, sta per partire l'hype train, grazie di cuore del supporto, ragazzi. Da domani mi arriva l'Xbox Series X. Oh, molto bene, sono contento. Minore, poi vedi nuova Switch, nuovo Pokémon, nuovo Zelda. No, allora, ovviamente nuova Switch neanche per idea. No, è un evento, l'evento si chiama Indie World, ok? Quindi è chiaramente un evento che è stato creato apposta per i giochi indipendenti che arriveranno su Nintendo Switch. Più che altro da ciò si aspetta la gente, ormai da Team Cherry un evento di questa durata basterebbe solo per Silksong. Beh,
Dovrebbe durare 30 minuti. Quindi in realtà, cioè, ce n'è di spazio. Unleashed, buon pomeriggio. So fosse un evento di indie generale, non di Nintendo. Questo mi fa dubitare il fatto che lo presentino stasera. No, non è un evento di indie generale. No, è un evento proprio di Nintendo questo qui. Galde Falco, grazie mille del follow. Benvenuto. Allora, mancano 2 minuti, ragazzi, quindi adesso si comincia. Il Caglia, ciao. Bentrovati, ragazzi, bentrovati. Manca pochissimo. Di nuovo, ragazzi, non tenete a bada le aspettative. È un evento minore. Non è detto che ci sarà Silksong, però, considerando quello che è successo negli ultimi giorni, c'è la possibilità che lo vedremo. Questa possibilità c'è. Ma di nuovo, è una possibilità. Mi raccomando. Perché quando ci sono eventi di qualunque tipo si creano sempre troppe aspettative. Vabbè che passando gli anni gli utenti credo che almeno in parte piano piano stiano imparando come bisogna comportarsi durante gli eventi e che tipo di aspettative bisogna avere. Però ricordarlo non fa mai male, secondo me. Già. Ciao Sancho, secondo me annunceranno dei farming simulator, dei farming simulator, quindi tipo 3 diversi, tutti uguali. Ok, perfetto. Credo Silksong aveva un evento a sé stante fatto agli sviluppatori? Secondo me no, perché non credo che avrebbe la stessa trazione. Almeno un evento Nintendo o un evento Xbox o un evento PlayStation avrebbe, cioè si porta dietro l'utenza che lo segue a prescindere. Mi pare strano che dopo tutti sti casini, cioè tutte le presentazioni di Silksong che ci sono state in passato, piccolo o grandi che siano, sono avvenute tutte quante, se non ricordo male, all'interno di altri eventi. Sec, ciao. Salvatore, cos'è? È un nuovo evento Nintendo che però è dedicato al mondo indie. È solo che molti di noi, tra cui me, hanno la speranza di vedere Silksong in questo evento. Noi si infilano la conferenza di qualcuno a giugno. Anche questo è possibile, ragazzi, quindi stiamo a vedere, ok? Nintendo Direct per gli indie, esatto. Esattamente. Andrew Stream, grazie mille del follow, benvenuto. Allora, Summer Game Fest o Xbox? Di nuovo, è possibile, ragazzi. Allora, eccoci qua. Ci siamo, quindi mutiamo la musica. Ecco qua, a posto. What was that? Oh, I'm just prepping for our first segment. Well then, let's get going. Non avevo smutato l'audio. Errore mio, ho combinato un casino. Hey Micah, you ready to get started? Yep. Pip's here. Hello. Pip, you have a filter on. What? Oh. I don't think anybody's gonna notice. Let's go. Hi, I'm Matt, director and lead developer on Little Kitty Big City. Ciao Giro, ciao. I'm Micah, the animator. And I'm Pip, the narrative designer. Little Kitty Big City is a game about exploring a weird and wonderful neighborhood as a little cat. The game idea originated when I was teaching my kids how to code. And it's grown a lot since then. But the core is still the same. It's a game about being a little cat. A little cat in a world filled with exciting distractions. Made by people who love distractions. Vabbè, la versione indie nintendosa di Stray, praticamente. I think we nailed it. Yeah, and I think I've worked out the filter thing. Look. Not again. You're a curious little kitty in a big city. You were taking a nap in your favorite spot, but you fell and now you're lost. Talk about a near catastrophe. Ma la voce in this adorable è uguale adventure, a quella you'll navigate a vibrant del, city to find your way home. And there's plenty TikTok. To do along the way. Like, su Game Pass questo potrebbe anche essere. Some oppure of the city's già lo sappiamo. Animals have found themselves in hairy situations. And you can lend a helping hand, paw. Maybe one of them wants something shiny. Another might be stuck in a pipe. There are also cat achievements to complete. Get petted by humans, knock things over, you know, normal cat stuff. Oh, ah, okay, we didn't però mention è un kitty gioco, customization. È una sorta di open collect world. And wear over 40 pretty nifty hats, like a ladybug, a shark, and even a bunny. You can also perform emotes whenever you want. Oh, that's a big stretch. It's a great way to look cute while stirring up some mischief.
get ready to dig your claws in when Little Kitty Big City pounces onto Nintendo Switch May 9th. Questo classico gioco che mi piacerà di sicuro. Lo devo girare a giallo questo. Il giallo è un gattaro proprio terminale. You ever get that feeling? Like you're meant for something more? That's been kind of my deal since forever. But now? Something's changed. There's something powerful inside me. Ah, sono gli sviluppatori di River City Girls, ok. Atari? Kotek needs to be stopped. And I'm the one who can do it. Probably. Hey there! Emi Kimura here, aka Yar. Ok. If you want to use my platformoso, handle, you totally should. Join me on a high-stakes sci-fi action-adventure in Yars Rising, the newest game from WayForward and Atari. Ah, beh, assomiglia a Metroid. È la versione weeb di Metroid. Spirals into a weird intergalactic conspiracy involving mega-conglomerate Kotek. Help me run, jump, hack, and blast my way into unlocking the mysteries of this corporate empire in Yars Rising. Launching on the Nintendo Switch system later this year. Year. Ok, entro quest'anno, ok. A journey of self-discovery awaits in this exploration-based adventure. Da Dennis, l'ha iniziato da 4 minuti il Direct. Ho mostrato 3 giochi. Since passed away. Every action you take and decision you make during your journey reveals a little more about who you are. And there are no right or wrong choices. Travel to places from your memories, interact with other characters, and gradually piece together the future the Doctor envisioned for you. At the end of your journey, your personality type will be revealed. With 23 personality types to discover, you can make different choices in each playthrough and see where they lead you. Will you end up as a proactive leader? Sbaglio, assomiglia Undertale. What about a wise sage? Or even a strong-willed samurai. And if you're curious about the personality types of other players, you can share your results with each other and compare your choices. Find out who you are in Refined Self, the personality test game, launching as a timed console exclusive on Nintendo Switch. Tipo il gioco test della personalità. Ma mi sa che è letteralmente questo, mi pare di capire. Hi everyone, sì. We're Square Garden Games, the developers of Sticky Business. We drew our inspirations from the small businesses and creators we saw popping up on social media. It's been so inspiring to see all those fantastic artists create cute stickers, assemble beautiful packages, and learn about their customers' wholesome stories. So, we wanted to make a game where you can experience exactly that for yourself. Da questo mi sa che l'hanno già presentato qualche altra volta. It was supposed to be just a short project, just a few weeks, but then so many people liked the concept that we kept working on it. We're excited for you to play on Nintendo Switch. I'm glad we're sticking around for the cozy sim, Sticky Business. You've got a sticker shop to run, so let your imagination run wild as you create stickers and ship them off to customers. Doggo. Sì. There are over 400 elements to choose from when creating your stickers. Cos'è letteralmente sticker simulator questo? Even more options. Cienza, ciao. Wow, boba, ice cream, books, pizza, and raccoons? Oh, there's plenty more. And you can add effects like glitter and sparkles. So combine whatever elements and effects you want to design your artistic adhesives. But no shop is complete without its customers. Vuol dire che non c'è la versione Switch. Each one will ask for different stickers, and by fulfilling their requests, not only will you impress your customers, but you'll also learn more about their lives. From a music teacher striving to motivate her students, to a dad who wants to cheer up his grieving child, each customer has a heartfelt story to share. Plus, the Plan With Me paid DLC adds 10 more customer stories and over 100 sticker elements, including habit trackers, washi tape, and frames. Get ready to build the cutest shop ever! In Sticky Business,
Both the game and DLC launch as timed console exclusives on Nintendo Switch later today. Ah, ok, è perché c'è proprio oggi. And DLC will also be available later today. Ciao Musa. Ciao David. Beh, si è perso un po' di indie. If you're looking for explosive, calming, or mysterious journeys, we've got you covered with this trio of upcoming indie games. Check them out. Ah, questo è carino. Have a blast in Anton Blast, blast. È casinarissimo. Questo è fatto bene, ragazzi. L'ho provato. And you're on a rampage to get it back. Wield the mighty hammer as Dynamite Anton. Or the massive mace as Dynamite Annie to lay wacky worlds to waste and beat up brutish bosses. Smash up levels like concrete jungles and slimy sewers to alter their paths and find new areas to explore. After reaching the end of each level, a detonator will start ticking down, so you've gotta rush back to the beginning before everything explodes! Get ready for a destructively good time in Anton mega Blast, caotico. Launching as a timed console oggi, sì. Exclusive Digi on Vitale, Nintendo ciao. Switch November ciao Wolf, 12th. Ciao Tommy. A demo will be available later sì, today sì, è molto frenetico. On Nintendo eShop. Molto, molto frenetico. A riveting first-person adventure awaits in Valley Peaks. As the new technician assigned to the peaks, you'll climb, glide, and even use your tongue to scale the mountains, setting up radio towers so the locals can happily reconnect with the world. But with boulders, spikes, and other hazards in your way, the trek to the summits won't be easy. If you need a hiking hiatus, okay, questo lo stile non mi piace per niente. Chat with the froggy folks and take on small side quests. Fill out stamp cards for equipment unlocks to help make climbing easier. Or kick back and relax with mini games. Plan your trip to Valley Peaks when it leaps onto Nintendo Switch this year. Sono dorato, ciao. Cos'è questo? La versione assomiglia un po' a un Resident Evil super stilizzato. Laser Eyes. Hi, okay. I'm Albert Pinto, the creator of Europa. 6 years or so ago, I started working on the game in my spare time, and since then, it blossomed with the help of an amazing collective of friends, all bringing their piece of magic. It all started with the idea of using watercolor art style to evoke peaceful and zen vibes. I wanted it to be a meditative experience and to tell a beautiful story through gameplay that's able to put the player in a state of flow. I really hope you enjoy the world that we are creating here, and I cannot wait to show it to you. Thank you so much. Some say questo qua l'ho provato. Brought life to Europa. If you ask me, all we did was dallo schermo PC mi sembrava Baldo. No, 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 non è. Europa is unbelievable, but it's not finished. We're trying to build something better than what we left behind. That will take time. That is why I'm sending you ahead. Sto veramente sudando freddo. Adesso ho visto iniziare, non ricordo da chi, forse con DS. Forse sì. Comunque l'ho provato e c'è anche il mio proviamolo. Non è male, anche se ammetto che era un po' grezzotto quando l'ho provato. If anyone can decide about tomorrow, it's you. Whatever you turn out to be, whoever you are.
choose to become. It's your world now, Z. It's your future. È molto stile. No, sì, è più zeldoso sicuramente. Sì. Order up some pizza because the Teenage Mutant Ninja Turtles are back on Nintendo Switch. In their very first radical roguelike adventure, Leonardo, Raphael, Donatello, aspetta, questo and mi Michelangelo interessa. Must travel through reality-bending portals to rescue their kidnapped master, Splinter. With each run, you'll fend off the totally bogus Foot Clan while enhancing your abilities with power-ups. But no two runs are the same. Upgrade your turtle powers to grow stronger and shred through the story. The four turtles each have their signature weapons and awesome abilities. For example, Donnie's attacks have more range, but Raph has a higher chance of dealing critical damage. After clearing each room, you get to choose from a variety of turtle powers to customize your moveset and create devastating combos. Don't Beh, aspetta, non è detto che sia esclusivo Switch. When a run ends. Mo vediamo. More customization options await back at your sewer home, where you can spend in-game currency earned on your runs. È il nuovo gioco roguelike delle Tartarughe Ninja che assomiglia un po' ad Hades, credo. Pick the turtle and artifact that best suit your preferred playstyle. Enjoy exploring iconic locations solo or jump online with up to three bodacious buds in co-op play. Sì, è pure giustamente in co-op. In and out whenever they want, making for a no-pressure play sesh. Get ready to fight the foot when Teenage Mutant Ninja Turtles Splinter Fate launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch this July. Pizza's no, here! è esclusiva Switch. Anche se temporale, sì. Oh, aspetta, Cat Quest. Oh, fermi tutti. Yes! No, non me l'aspettavo minimamente, che figo! No, ok. Raga, Cat Quest è bellissimo, Cat Quest è bellissimo, non vi fate ingannare dalla cosa pucciosa, eccetera. Cat Quest è veramente bello. Cat Quest 3, esatto. Ma che figo! Benissimo. Lo giocherò sicuramente. Ho adorato i primi due. L'ho già annunciato? No, non mi pare. O sì? Se l'hanno già annunciato mi è sfuggito. L'ho già presentato mesi fa. No, io non mi ricordavo minimamente. Non lo sapevo. Tim c'era già la pagina. Non lo sapevo minimamente. Ok, perfetto. Da giudicare dalla sorpresa delle persone, mi sa che in pochi lo sapevano veramente. Ok, ottimo. Vediamo quando esce, mo se mi dicono oggi mi sparo perché c'ho un sacco di cose da fare. No, 8 agosto 2024. Se ci sono dei mod in chat, mi aggiornate la pagina delle uscite, è importantissima questa. Meravigliosi i primi due, sì. And this is my amazing wife and artist Ying. Hi there. We are part of the creative team behind Stitch, a puzzle game about handmade embroidery. It is such a blast for us. La di Kevin grazie mille del follow. Passion for art and craft into our game as we design a pattern called Hope. Together we have da almeno un anno in lista su Steam. Non lo sapevo. Su Steam non c'è la data. Ah, ok, quindi questo è l'annuncio della data d'uscita, ok. Our patterns are fusion of personal experience. And the community's idea. Detto Prime, ciao. No, ancora niente su Team Cherry. Mo vediamo se arriverà. Andrea, grazie dell'iscrizione. Benvenuto. Some content category, like mystical creature, for example, originated from our players. We hope you will enjoy the game and happy fishing. สวัสดีครับ. Here's the nitty-gritty on this cozy game. You'll complete puzzles called hoops to bring stunning embroidery patterns to life. Stitch together groups of cells according to the numbers on the grid while avoiding any overlaps. Figuring out exactly where the stitch is key to completing the hoop.
Sì, Tartaruga Ninja è esclusiva temporale Switch, purtroppo, sì. For you to needle and noodle over. Hoops come in different sizes, so you can take a quick break with smaller hoops or unwind with bigger ones that require more careful thought. Complete hoops in whatever order you'd like. No matter which hoop you choose, each one has the potential to offer a relaxing and calming experience that you can also enjoy with touch controls in handheld mode. After completing a hoop, you can play it again in free stitch mode and recolor it to your liking. If a hoop seems too tough, don't worry, a handy hit feature can be used at any time. You can also tailor your experience with various accessibility settings. Want more of a challenge? Try the limited-time daily Shikaku puzzles. These ones don't offer any hints, so you'll really need to put your thinking cap on. Weekly hoops are also available. Each one is inspired by real-life events and filled with trivia, so stitch away while learning a fun fact or two. Plus, once a weekly hoop is unlocked, it's yours to play whenever you'd like. Stitch launches as a console exclusive on Nintendo Switch later today. Okay, anche questa esclusiva console. Let's take a quick look at a few more indie games heading to Nintendo Switch. Però aspetta, ora che ci penso, quando dicono console exclusive, potrebbe voler dire che non è esclusiva console, nel senso che c'è anche su PC, ma su console arriva solo su Switch. Quindi magari c'è una speranza per il gioco delle Tartarughe Ninja, mo vediamo. Ok, questa carrellata di indie proprio così a... Un gioco mobile, quello in puzzle di prima? Un po' sì. Ciao Andrew! Arrivato tardi, quanto sugo per... una carriolata di giochi. Alcuni interessanti, alcuni meno, però c'è cioè, per esempio Cap Quest 3. Il gioco dei Tartarughe Ninja sembra molto carino. E anche queste carrellate di giochi più piccolini in cui veramente li mostrano per pochi secondi. Comunque Treasure questo l'avevano già mostrato. Rip Pizza Tower, boh. We've got time for one last announcement before we run out of annuncio. Steam. Take a look. Attenzione. No. Get ready to sail the spectacular seas in this long-awaited SteamWorld sequel. The waters of the world nuovo gioco di SteamWorld. Corroding the metal limbs and ragazzi, quindi sì, sono niente, temo. Now, it's up to you to explore the great sea and discover why this once essential resource has become a nautical nightmare. Guide your ragtag crew of steambots in tactical, turn-based shootouts in a brand new adventure. Point, shoot, and let those bullets bounce. This time around, you can explore the world map and engage in real-time naval combat. Equip your submarine with a variety of weapons and items, then line up your shot to blast bad. Silksong non uscirà mai. L'attesa di Silksong non è esso stesso Silksong? No, no, non lo è. Risposta no. Epic voyage together. As you get to know more bots, you'll learn how your actions impact their lives. Plus, with the new job system and in-depth character customization, along with over 150 weapons, utility items, and ship equipment pieces, you can strategically craft your crew to best fit the mission at hand. Your steambot's jobs and abilities depend on their equipped weapons and levels. Each different crewmate also super has unique abilities that can be unlocked. Of course, you can also steal and wear your enemy's hats. So many hats! Take aim and blast bots to bits when... SteamWorld Heist 2 ricochets onto Nintendo Switch August 8th. Okay, 8 agosto. That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed the games in today's showcase. A big thank you as always to our indie community and partners for bringing their experiences to Nintendo Switch. Era carino, vero? Until next time, happy gaming! E niente ragazzi, quindi anche a sto giro...
anche a sto giro niente Silksong. Bene, gente, continua l'epopea dell'attesa di Silksong, a quanto pare. Credo che ormai sia ascrivibile più o meno a The Last Guardian come tipo di attesa, eccetera, eccetera. E come quantità di tempo necessario ad aspettarlo all'uscita, eccetera, eccetera. Allora, Sea Workhorse dovrebbe essere domani, se non sbaglio, e quasi sicuramente sarà Kingdom Come Deliverance 2. Ho trovato abbastanza fiacca. Beh, era un indie world, ragazzi, era una carrellata di giochi indie e tanto è stato. Però c'erano dei progetti interessanti, secondo me. Magari lo Shadow droppano a casissimo, anyway, ecco, Silksong. Allora, quello c'è, anche quello potrebbe anche essere, ma secondo me no. Secondo me è sufficientemente atteso come gioco, seppur, diciamo, indipendente, da credo meritarsi l'inserimento in un evento di una certa rilevanza. Ok, quindi sì, Kingdom Come Deliverance 2, un colpo al cuore, spero. Sì, no, quello dovrebbe essere quasi sicuro. Ok, quasi sicuro. Sì, Anderson diceva che era proprio lui, esatto. Ci rendiamo conto che se lo annuncio in estate c'è la possibilità che esca il 2025. Sì, fortuna Game Awards 2022 che dicevano che usciva il 2023. Già, devono esserci stati dei problemi, devono esserci stati dei problemi grossi, perché sennò non si spiega, credo. Ma che evento è? È un evento indie, quello era. Purtroppo no, speravo anch'io di vedere Silksong, dato che recentemente c'era stato il rating, ma a sto giro niente. Vista la serie Fallout, solo il primo episodio, ora devo vedere gli altri. Andrew, grazie mille dell'iscrizione, già benvenuti. Tonino, grazie mille del follow. Guzel, mamma mia che bra... No, vabbè, è un evento indie, ragazzi, quello è. Il Game Awards, il sequel di Breath of the Wild è stato il gioco più atteso l'anno successivo per 3 anni di fila. Vero, vero. Ma quello però c'è una ragione, perché è Zelda. Quindi diciamo che c'è il brand dietro. E c'è il brand più la natura di Breath of the Wild, che è stato, cioè, probabilmente uno dei giochi più belli di tutti i tempi. No? Quindi sì. Quest'anno a pensarci non c'era Silksong, c'era Hades 2. Sì, esatto, però Hades 2 in realtà è piuttosto, cioè si sa abbastanza di come andranno le cose. Oltretutto a breve dovrebbe iniziare il test tecnico e qualche giocatore avrà accesso al gioco. Peccato che sia a campione, quindi molto probabilmente tipo io non potrò avere accesso al gioco, merda. Sì, ma De Santa non vedo, Madonna. Hades, nel 2020, se non fosse uscito The Last of Us Parte 2, sarebbe stato Hades il mio gioco dell'anno. È veramente, veramente incredibile, sì. D'accordo, ragazzi, non voglio portarvi via troppo tempo, anche perché torniamo in live questa sera per parlare di tante cose. Io ormai sono in hype per Manor Lords, lo proverò assolutamente, sì. E domani esce No Rest for the Wicked, assolutamente anche quello proverò, sì. Il primo mi intriga di più, non sopporto molto i Souls-like, sì, lo so, e condivido perfettamente quello che pensi, sì. Lo seguito di Breath of the Wild, non dicevo, è andato uscito nel 2023, ai tempi vuol dire che c'è stato qualche problema. Sì, no, sono d'accordo anch'io, sì, quindi sì. Penso che dovevi essere già iscritto, ho visto già i tuoi video dove regia la canzone di Devil May Cry e altri shorts, perché sono due canali diversi. Quello è un canale proprio dedicato alle reaction. Questo è il canale di gaming. Va bene, ragazzi, allora... vi ringrazio di essere stati in live, questo era l'evento. Allora, mi sento di dire che l'evento è stato ok, per la sua natura, era un evento dedicato agli indie ed è quello che hanno mostrato, ne hanno mostrati tanti, il ritmo è buono, ma con Nintendo quasi sempre il ritmo è buono dei giochi, e il ritmo dell'evento, la quantità di giochi che vengono mostrati, come, eccetera, eccetera, quindi è ok, va preso per quello che è, un evento indie, quindi... Bene così. Bene, ragazzi, noi ci vediamo questa sera con un'altra live. Grazie a tutti, mi raccomando.
c'era un'altra cosa che dovevo dire, ma mi sono scordato. Vabbè, mi ricorderò questa sera. D'accordo. Di nuovo, grazie a tutti, mi raccomando, seguitemi qui su Twitch, se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram, Telegram e TikTok, dove c'è la community, supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon Instant Gaming e il nuovo Patreon. Insomma, iscrivetevi a tutti quanti i miei social, i vari modi per supportare il canale tramite i vari link affiliati, e mi raccomando iscrivetevi anche al canale YouTube, tutti i link sono qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo gente? A presto!